Un soggiorno tra Valtellina e Valchiavenna per conoscere e sperimentare l'offerta turistica e proporla poi oltreoceano. È quanto ha promosso il Servizio Internazionale di Banca Popolare di Sondrio in collaborazione con Assocamere Estero, ospitando una delegazione di operatori statunitensi e canadesi. Con il supporto degli enti turistici locali, è stato proposto un itinerario ad hoc tra le eccellenze del territorio, offrendo visibilità a diverse strutture e località. Abbiamo un'attività internazionale molto importante, molto rilevante, e questo ci consente di entrare in contatto con istituzioni, enti, organismi che poi possono essere utili non solo per il nostro lavoro ma anche per il nostro territorio. Conosciamo da parecchi anni Assocamere Estero, l'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, che sono veramente molto importanti per sostenere il commercio estero, per sostenere l'economia del nostro paese. Abbiamo rapporti di collaborazione molto intensi, e con le Camere di Commercio soprattutto del Nord America abbiamo pensato di organizzare questo incoming di operatori turistici del Nord America. Saranno qui sul nostro territorio in provincia di Sondrio per quasi una settimana, un tour che consentirà a questi operatori di farsi un'idea di quello che è il nostro territorio, le bellezze naturali, i prodotti, l'enogastronomia, l'arte, la cultura, un po' tutto, e quindi speriamo di poter dare un contributo al nostro territorio di origine, perché tanti turisti nordamericani, ma non solo, possano arrivare in provincia di Sondrio. Attraverso le Camere di Commercio Italiane all'Estero, presenti in 63 paesi in tutto il mondo, noi riusciamo a soddisfare anche la richiesta della Banca Popolare di Sondrio, che è un ente molto presente e attento alle esigenze di internazionalizzazione delle aziende italiane. Internazionalizzazione che negli ultimi anni ci ha visto protagonisti insieme alla Banca Popolare di Sondrio in eventi B2B, quindi di natura commerciale, che hanno fatto conoscere l'offerta di prodotti della Valtellina e non solo, di tutte le imprese clienti di Banca Popolare di Sondrio, e hanno fatto incontrare le imprese con più di 50 buyer provenienti dai principali mercati di sbocco dell'export italiano. Quest'anno per la prima volta abbiamo voluto affiancare a questa promozione dei prodotti della Valtellina e della Valchiavenna anche la conoscenza diretta del territorio. Abbiamo quindi portato sul territorio 4 rappresentanti di tour operator da Stati Uniti e Canada, e con loro in questi giorni ci aspetta un programma molto intenso. Faremo molti chilometri, andremo a scoprire direttamente le bellezze del territorio e le eccellenze enogastronomiche, in modo che loro possano toccarle direttamente con mano e proporle poi ai loro clienti nei loro paesi. Per noi è un'opportunità grandissima, anche grazie alla collaborazione di tutti i consorzi turistici della Valtellina, per scoprire appunto e far vedere le nostre bellezze del territorio. Partiranno quindi da Sondrio e poi andranno direttamente in Alta Valle, visitando Livigno e Bormio. Scenderanno poi nuovamente sul fondovalle valtellinese per visitare Tirano, Morbegno ed infine Chiavenna. Quindi da lunedì a venerdì sarà un lungo tour alla scoperta appunto del nostro territorio. I tour operator provengono dagli Stati Uniti e dal Canada, quindi ci auspichiamo che arriveranno presto i turisti ad apprezzare appunto il nostro territorio. La Valtellina è sicuramente molto ricca di produzioni di eccellenza. Abbiamo prodotti DOP IGP che sono sicuramente importanti, la Brasaola della Valtellina, IGP, il Bitto, il Valtellina Casera, due formaggi DOP, le mele di Valtellina IGP,
i pizzocri della Valtellina IGP e sicuramente i nostri vini che sono incredibili, il Valtellina Superiore, denominazione di origine controllata e garantita, e lo Sforzato di Valtellina, anch'esso denominazione di origine controllata e garantita. Non sono nomi che non hanno valore, hanno un grande valore perché li collegano direttamente al proprio territorio. A questi si aggiungono sicuramente altri grandi prodotti di eccellenza, penso ad esempio come formaggio lo Chimoudin, ma pensiamo alla biscela, pensiamo ai funghi sott'olio, tutti i prodotti che vengono tutelati dal marchio collettivo geografico. Ecco, insomma, stiamo dicendo che uno viene nel territorio, scopre un luogo meraviglioso, ma scopre che mangiando qui mangia qualcosa di eccellenza. È un'esperienza che lascia il segno. Questa è la Valtellina. Innanzitutto vorrei ringraziare la Banca Popolare di Sondrio che ha organizzato questo momento di incontro di questi tour operator sul nostro territorio. Sicuramente la città di Sondrio sta crescendo anche sotto il profilo turistico, abbiamo dimostrato di poter organizzare anche degli eventi di sicuro interesse e anche con capacità di organizzazione. Quindi noi ci siamo, ci proponiamo, queste occasioni sono importantissime e siamo sicuri che chi visita il nostro territorio ne resta sorpreso positivamente e quindi siamo fiduciosi che poi i riscontri siano positivi.